Ciao, io sono Martina Badia Lima e questo è il mio giardino in disordine. Vediamo un po' insieme che cosa è successo questo mese e mezzo che sono stata via. La situazione sarà alquanto disordinata, quindi tenetevi forte. Allora, giriamo. Comunque, c'è una new entry che è l'amaca, frutto di sconti all'IKEA. Questo è Pedro. I panni sono stesi perché siamo senza alcuna vergogna. E niente, come vedete, la situazione è abbastanza drammatica, per non dire grammatica. Perché, ok, abbiamo, grazie a un prestito del nostro vicino, fatto un'opera col decespugliatore. E perché non c'era veramente modo di fare diversamente. E niente, questa è la prima volta che vengo a fare un giro perché nell'ultima settimana sono stata un po' male e dico la verità, non ho avuto granché il coraggio. Allora, il rosmarino sta bene. Questa che avevamo piantato praticamente insieme anche molto bene. Sono le 6 del pomeriggio e fa ancora un caldo pazzesco. La rosa è stata così attaccata da questo rampicante che si è fatto strada anche qua. L'erba è altissima, è una cosa pazzesca. Volevo dare un'occhiata e vedere un po' come stavano le lavande. Allora, non c'è malaccio, via. Qui il mio uomo che ha decespugliato ha decespugliato anche la lavanda, la quale però via sta prendendo. Ora, se si riuscisse, chiaramente l'erba è legnosa perché non è stata sistemata. Guarda qua! Ecco, questi sono i miei anemoni giapponesi che hanno deciso di fiorire. Di solito fioriscono in altri momenti dell'anno. Questa è la famosa mora che ha fatto delle more. Qui c'è questa che dovrebbe anche fare dei fiori a un certo punto, che ha veramente preso eccoli lì i fiori, il controllo. Voi che siete bravissime con i nomi delle piante, ditemeli perché eccola qua. Probabilmente usciranno dei fiorellini. Qui questa roba, questo è un amaranto che viene su, va tenuto alquanto sotto controllo, ma è venuto su in maniera incontrollata. La rosa, dai, non lamentiamoci troppo. L'altra lavanda che avevo messo qui mi è scomparsa completamente. Qua potete vedere c'è stata un'operazione di ricopritura del mucchio del compost. È pazzesca sta cosa. Lì abbiamo Cuordi, il gatto incriminato che ci ha costretto a rientrare anzitempo, anche se qui, cioè, a giudicare dalla situazione, come dire, c'è bisogno di noi, c'è bisogno della nostra presenza, del nostro intervento, perché altrimenti qui finiamo nell'inselvatichimento. Poi penso che il fatto che abbia così, come dire, concimato e sistemato bene ha contribuito al fatto che comunque le piante hanno veramente un vigore pazzesco e di conseguenza anche tutte le erbacce. Questa è l'altra rosa che va sistemata. Qui, appunto, ah, zanzaraccia. Siamo così. Questo albero, l'albero è una magnolia, mi si ingialliscono sempre le foglie così. Ecco, guarda, anche caduta. Non riesco mai a capire se è il caldo, la mancanza di acqua o qualcos'altro. Di glicine, anche qua sta prendendo il sopravvento. Lì, questa è una specie di capannuccia dove le mie figlie vanno a giocare quando possono.
Ok, lo stendino perché appunto non abbiamo vergogna di niente. Almeno le succulente con le erbacce nei vasi da strappare, però stanno bene queste piante, via. Qui appunto anche il terrazzino tutto sommato se l'è cavata. Le petunie o surfinie che dir si voglia, ora Patti mi ha dato via Instagram un consiglio, aspetta, ve le faccio vedere perché dentro stanno guardando la TV, non so se sentirete, però vedete, col fatto che nessuno, aspettate che vi porto da quella messa peggio, eccola qua, quella che era nera, mi piaceva tanto, col fatto che nessuno si è preoccupato di togliere il secco, cosa è successo? È successo che comunque queste piante qua, se non gli togli il secco, non è che vadano tanto lontano. Quindi adesso dovrò togliere tutto il secco. Patti mi ha detto: togli il secco, vai qui dove ricomincia il verde, cioè taglio da qua, acqua, qua, no? Taglio qua, acqua e concime, e magari ci riprendiamo. Nel frattempo, sì, comunque, senza essere state toccate dalle bimbe, che di solito purtroppo queste succulente qui, specialmente l'alice, le depreda, infatti sono già un po' spettinate da quando siamo tornati. E cosa succede? Succede che sono state proprio bene invece loro. Beh, comunque sono state bene. Anche qui devo togliere il secco. Qua, ora che è tornata un po' di sera, riesco a dargli l'acqua e anche questi basilichi qui spontanei ritornano. Lei patisce sta pianta qui. Questa è quella piccola rampicante che c'è qui, questa qua, che ha fatto un sacco di bambini. Qui, se sapete i nomi, come sempre me li dite, mi taggete, ah, che ridere. Questa è praticamente mostruosa. È praticamente il demogorgone delle mie piante, perché è una cosa veramente esagerata. La seminagione che avevo fatto è tutta perita perché non è stata trapiantata in tempo. Qui l'incenso è più che esuberante, e lì c'è l'altra poveretta da sistemare. Adesso cosa voglio fare intanto? Voglio preparare il trattamento con l'olio di neem, in modo che un po' di zanzare, ecco, cioè perché sono assalita, quest'ora è proprio un assalto alla diligenza, in modo che praticamente riusciamo a stare un pochino fuori anche in orario serale, perché se no non è proprio possibile, non è una cosa fattibile. Guardate Pedrotto, cioè abbiamo una nuova gattina. Guarda, non so se riesco a farvela vedere, mi sa che a dormire da qualche parte. E riusciamo insomma a goderci un po' il giardino la sera, perché con questa ondata di caldo ci sta. Quindi preparo questo trattamento e mi metto all'opera. E poi piano piano comincerò a strappare le erbacce e a togliere tutto il secco, fare l'erba un po' con regolarità. Vedete che, ecco, anche questo, che non so, allora scusate, vi volevo far vedere le aromatiche lì, stanno benone. Sanna, dici ciao Sanna. Ciao. Eccola lì. E questo rosmarino, che era tanto sfigatuccio, con un po' di concime e l'acqua, che comunque i miei suoceri sono venuti a darmi, dai, si sente meglio, secondo me, lo vedo meglio. E niente, adesso cercherò di fare una cosa che non ho mai fatto, cioè di riprendermi mentre faccio i lavoretti. E chiaramente, ecco, capite bene che il giardino è in disordine, è veramente in disordine questa volta, quindi sarà interessante vedere come andiamo avanti.
Io, contrariamente al buon giudizio di mio marito, sono convinta che ci sia bisogno di una carriola in questo giardino qua, perché quei mucchi secondo me sarebbero molto più ordinati. Mi sa che facendo il prato mi si è rotta come si dice? Questo rastrello, questa scopa di metallo. E niente, questo è il mio giardino in disordine per oggi. Spero di riuscire appunto a darvi qualche glimpse dei miei lavori all'esterno e vi parlerò prossimamente mostrandovi i progressi e ogni suggerimento è più che bene accolto. Thank you.